Vediamo ora un altro esempio molto classico per chi si avvicina al mondo del particle flow. L'effetto di dispersione da un oggetto o comunque di disintegrazione di un oggetto stesso. Io preferisco sempre utilizzare altri sistemi o comunque mescolare più sistemi insieme. Molti preferiscono utilizzare una mappa in scala di grigi, applicarla poi dopo nel position object come operatore e poi dopo comunque anche nella parte di opacità per poter permettere una dissolvenza dello stesso. Io preferisco utilizzare altri sistemi, come ad esempio Tato per un lavoro su commissione, un lavoro commerciale nel quale praticamente mi sono occupato di dover rifare un logo, il quale logo si dissolveva a effetto di polvere, di dust. Questo è l'effetto che è stato concordato con la società e con il loro art director. Praticamente abbiamo il logo che si disperde. Questa dispersione viene data da una forza wind e da dei deflettori che vanno a creare tale effetto. Vediamo quindi come poter ricreare il tutto con 3ds Max e Particle Flow. In questo esempio abbiamo utilizzato Krakatoa, il quale gestisce meglio una grande quantità di particles, cosa che il Particle Flow, non essendo multithread, ancora non riesce. Inoltre abbiamo una checker map, abbiamo scaricato da internet una checker map, in tal caso potete anche cercarla voi, ma possiamo utilizzare una qualsiasi texture a piacere. La checker map in questione la trovate anche nel pacchetto di download. Noi qui abbiamo una sfera con un UVW map modifier applicato e i materiali. Notiamo che abbiamo tre materiali, un materiale con la nostra checker map e il nostro gradient ramp con l'effetto di con l'animazione da bianco nero per il canale dell'opacità, lo stesso a parte e poi un altro materiale invece con la nostra mappatura. Andiamo quindi ad applicare il tutto nel particle flow. Apriamo il particle flow, nel particle flow ovviamente un empty flow, un birth, un position object al quale associamo la nostra sfera. Poi carichiamo un material static e lo portiamo però nel flow generale. Questo perché io voglio che sia applicato sempre l'effetto che poi andremo a realizzare. Andiamo quindi ad applicare il materiale, quello senza l'opacità. Quindi in questo caso abbiamo il materiale della nostra geometria, quindi che potremmo chiamare sphere material. E mentre qua abbiamo il nostro particle material. Quindi prendiamo il nostro particle material e lo istanziamo. Adesso abbiamo bisogno di applicare un UVW map. L'UVW map all'interno del preflow è il mapping, il quale però ha un funzionamento dato in base all'età, al tempo assoluto, oppure in base al particle age, quindi alla mappatura di particle age o in base alla durata dell'evento, oppure abbiamo molto più comodo il mapping object. Il mapping object non è nient'altro che il nostro UVW mapping modifier riportato all'interno del particle flow. Quindi abbiamo la possibilità di caricare la nostra sphere, la quale avrà la stessa, diciamo, tipologia di mappatura. E le saranno riportate. Per vederlo possiamo utilizzare delle particles, una forma o delle shape facing, delle shape instance o tranquillamente delle shape classiche. Se utilizziamo le shape facing è molto comodo poiché esse sono comunque sempre perpendicolari al nostro punto visivo, quindi abbiamo la possibilità di poter cambiare punti visivi e averle sempre perfettamente perpendicolari, sempre visibili. L'ideale sarebbe utilizzare per esempio una shape. Ops. Una shapes con forma cubica, però in questo determinato caso, come può succedere spesso, essendo una forma tonda con delle parti tonde, questa forma qui, se andiamo a visualizzarle come bounding box, in questo determinato caso, position object, mettiamo fin dall'inizio e abbassiamo logicamente la scala. Non avremo mai l'effetto, diciamo, di rotondità e quindi una parte abbastanza tonda, perderemo sempre tale effetto. L'ideale quindi in questo caso
possiamo utilizzare delle shape facing, creiamoci la camera che abbiamo già creato e associamola ad essa. Nella shape possiamo lasciare tranquillamente uno e presto capiremo perché. Andiamo quindi adesso ad applicare un altro sistema. Molti a questo punto avrebbero utilizzato nel position object come dispersione, come densità per il materiale utilizzando il grayscale abbinato alla mappatura di gradient ramp che abbiamo animata, in modo tale che le particles vengano poi emanate da tale mappatura. Io preferisco utilizzare un altro sistema proprio perché questo sistema qui in questo determinato caso non funziona, perché il nostro oggetto, essendo, diciamo, sferico, andiamo a perdere determinati effetti e quindi determinate tipologie. Preferisco quindi andarmi a realizzare un collision spawn. Questo collision spawn sarà collegato ad un altro evento. In questo evento possiamo inserire, per esempio, un blur wind, o potremmo utilizzare tranquillamente un wind classico senza grandissimi problemi. Perché preferisco utilizzare questo? Poiché io non voglio appesantire troppo il mio flow di operatori e quindi preferisco utilizzare, visto che dalla versione 2014 o utilizzando i FreeBSD della Orbis Technology è disponibile tale tools. Quindi andiamo tranquillamente a riprenderci questo tools che intanto Viewport ha creato questa nostra icona, lo spostiamo leggermente verso il basso e abbiamo per esempio la possibilità di variare lo speed. Portiamo per esempio a 25, diamo una variazione dello stesso a 10, 15, una viscosity, possiamo lasciarlo tranquillamente così com'è, senza problemi. In alternativa potremo appunto utilizzare un wind e animarlo nel tempo. Andiamo ad animare anche questo nostro wind, ma solo sulla questione della, della posizione, magari spostiamo. E andiamo quindi adesso a crearci il nostro deflettore. Possiamo creare un deflettore sferico o anche più di un deflettore sferico. Segniamoli come meglio crediamo, in modo tale da prendere tutta la nostra geometria. Ed associamoli nel nostro particle flow al nostro collision spawn by list. Sono già tutti selezionati, possiamo lasciare così di default tutto il resto. E vediamo che di fatti viene la creazione delle particles e la dispersione. Lo stesso. Ok, andiamo a verificarla. Rialziamo un po' la velocità del nostro wind. Volendo andiamo a crearci anche un drag. Consiglio sempre nel drag di portare il time off a 1000.
almeno molto più lungo e non avrete poi comunque problemi di doverlo poi reimpostare tutte le volte. E lo associamo tramite una force, già che ci siamo, inseriamo anche un delete per cancellare le particles in base all'age, ad esempio 25. Andiamo a vedere cosa succede. Logicamente questa nostra simulazione deve seguire anche la mappatura. Quindi a logica vediamo un attimino se riusciamo, un altro piccolo types, quello di andarsi a creare un semplice piano o una linea, per esempio, che questa linea qua così, diciamo che grosso modo questa. La linkiamo. Ok. Molto semplicemente ci spostiamo qui. Associamo il nostro materiale. Visualizziamo in viewport le texture. Texture channel close. Ok, perché ha un 1 1 1, invece possiamo dare molto più lento rispetto alla nostra, però quello che mi interessa è l'inclinazione. Circa 118, ok. Logicamente queste sono molto più lente, quindi possiamo andare a quasi allineati con il nostro effetto. L'ideale sarebbe a questo punto utilizzare un effetto di deflettore lineare, quindi universale, però in questo caso specifico così almeno abbiamo un effetto differente. Volendo a queste particles che vengono generate, potremmo addirittura assegnare un'altra tipo, una scia, una leggera scia. Quindi potremmo dal particle flow assegnare una scia tramite un semplice spoffen. Potremmo assegnare tranquillamente gli stessi operatori. Volendo possiamo assegnare un delete anche in questo caso. Vediamo. By travel distance, quindi viene creata questa particles. Andiamo momentaneamente a disabilitare il nostro delete, travel by distance, vediamo. Dare 0.5, possiamo aumentare
giusto per creare un po' di effetto, come se fosse della polvere, dei detriti che si vanno a scomporre nell'aria. Se lasciamo la divergenza a zero, ovviamente questa sarà proprio a effetto di scia, quindi magari potremmo essere anche carino nella leggera tipologia di dispersione. Possiamo aumentare un po' anche la vita. Potremmo disabilitare tranquillamente il drag e il wheeling. Oppure, ancora meglio, possiamo clonarci, cioè il wind che abbiamo come wind numero 2, potremmo spostare verso l'alto e invertirlo, in modo tale che crei l'effetto di scia. Quindi a questo punto, volendo sempre dal nostro spawn, divergenza, perfetto, andiamo a vedere come quindi poterle renderizzare. Logicamente non possiamo utilizzare la mappatura, poiché io voglio che siano degli effetti diversi. Quindi di conseguenza questo nostro mapping object static li possiamo portare nel primo evento. Nel secondo evento possiamo clonare l'intero sistema di come istanza, sia i materiali, sia il mapping, sia lo shape facing, mentre nell'ultimo evento potremo assegnare una forma shape, non cubica ma sferica, molto piccola, tipo 0,1. E assegnare un materiale statico. Volendo si potrebbe assegnare un materiale statico giusto per questo esempio di un colore tipo bianco o grigio. Andiamo un attimo a disabilitare questo evento e andiamo a vedere che cosa è successo. Quindi nel primo evento dove abbiamo applicato quindi il nostro operatore di mapping. Di mapping abbiamo applicato già la sfera, quindi se io adesso vado a nascondere un attimo la sfera, non la rendo renderizzabile per il momento. Display as a box, ok. E vi ricordo che il materiale che abbiamo applicato è quello inerente alle particles, quindi vediamo un attimino. Vediamo che difatti abbiamo l'effetto desiderato. Logicamente abbiamo poche particles adesso in scena, quindi sicuramente se noi alziamo il numero di particles e renderizziamo, vedremo che la mappatura viene rispettata. Logicamente viene rispettata, ma come notiamo bene è molto spigolosa, proprio per il fatto che essa non può riconoscere le parti, diciamo, sferiche, le parti curve, e quindi le particles creano questo gioco non tanto gradito in alcuni casi. Ma noi possiamo fare ancora di meglio, possiamo fare di meglio poiché noi vogliamo che comunque l'effetto sia mantenuto non tanto qui, ma al momento della disintegrazione dell'oggetto stesso. Quindi se noi adesso apriamo Particle Flow e abilitiamo il secondo evento, e andiamo a renderizzare,
Ok, vediamo che abbiamo un piccolo difetto, un piccolo bug che ogni tanto viene fuori in 3ds Max, praticamente non vengono riconosciute le coordinate in mappatura e quindi la mappatura dell'oggetto. In questo caso specifico, poiché vogliamo comunque mantenere questo nostro elemento, questo nostro evento finale, e quindi non possiamo trasportare l'intero sistema sotto il nostro Particle Flow Source, cosa che solitamente è molto comoda in questi determinati casi, possiamo però cancellare. Cosa che se andiamo a renderizzare di fatti con questo sistema, notiamo che le particles rimangono come coordinate di mappatura, quindi prendono le coordinate di mappatura reali, volendo potremmo anche fare una cosa in più, andare a moltiplicare questo. Così non avremo problemi con la nostra opacità e possiamo quindi fare una cosa diversa. Una cosa diversa, cioè consiste nel o separiamo questo nostro evento dall'intero sistema. Quindi un sistema appunto per sganciarlo è quello di andare, noi in questo caso 3D Studio è andato in crash, quindi abbiamo dovuto ripartire, siamo dovuti ripartire da capo. Praticamente abbiamo creato un empty flow, abbiamo clonato i vari eventi e abbiamo agganciato il nostro spawn all'ultimo evento. L'abbiamo tolto dall'evento numero 2, dal secondo evento, poiché comunque non era più di nostro interesse quindi averlo all'interno di questo evento. In questo modo però avremo delle particles che sono doppie proprio come eventi, come situazioni, quindi di conseguenza potremmo innanzitutto cancellare degli operatori che non ci servono, tra i quali anche disabilitare la visualizzazione, quindi il display. Il display lo possiamo cancellare, come lo possiamo cancellare anche nel primo evento, poiché non è di nostro interesse avere le particles visibili nel primo evento, ma ci interessa più che altro averle nell'ultimo, quindi possiamo già andare a fare questa modifica molto molto velocemente. In questo modo che cosa succederà? Se io andrò a cancellare questo nostro evento qui, infatti vediamo già che non li abbiamo visibili, però abbiamo tutto il resto, quindi abbiamo comunque l'effetto delle particles che vanno verso l'alto, che è quello che ci interessa maggiormente, quindi lo possiamo tranquillamente cancellare. Anche in questo caso i tricks li possiamo cancellare e mantenere comunque questa nostra tipologia. Ok, facciamo un po' di pulizia, un po' di ordine e abbiamo praticamente il nostro primo flow, il quale va a gestire tutto quello che riguarda l'intera parte di disintegrazione. E il secondo, nel quale invece abbiamo la generazione stessa identica, però tranne che del flow, stessa identica dei piccoli detriti che potremmo ritrovare all'interno del nostro esercizio. Naturalmente potremmo anche, in alcuni casi è molto comodo, come abbiamo visto, possiamo collegare più source ad un solo evento, ma possiamo anche fare l'inverso, cioè prendere più source a più eventi, oppure tranquillamente potremmo creare dei bridge tra essi. Cosa vuol dire creare dei bridge? Io potrei tranquillamente spostare il nostro spawn da questa parte, okay, giusto per esempio, e andare a collegarlo, per esempio, lui con questo evento. In questo modo ho questo mio spawn che lavora all'interno del primo evento. E poi ho un secondo evento nel quale però ho l'altro, diciamo, nostro evento che però è collegato a quello che succederà. E in questo caso possiamo quindi andare anche a nascondere il primo evento, poiché non ci interessa assolutamente. Torniamo comunque un attimo indietro, andiamo a riposizionare tutto come era prima, poiché trovo molto più comodo avere. Ok, non possiamo creare questa cosa, se no creeremo un loop. Quindi riportiamoci con una situazione
dove abbiamo un primo evento nel quale si disintegra con i materiali e un secondo evento nel quale invece non si disintegra e ci interessa soltanto l'ultima parte. Nell'ultima parte andiamo a inserire uno shape con una forma sferica. Perché a volte è comodo avere più eventi e da eventi andare a collegare ad altri source? Perché magari sono più elastici o comunque possiamo andare a variare le stesse quantità di particles. Okay? Io qui adesso, logicamente, se voglio variare il numero di particles per vederne di più in scena in questo caso, dovrò assolutamente variarle nel primo burst che abbiamo, ad esempio portiamolo a 2000, e poi anche nel secondo, in questo caso. Risulta un po' scomodo andarle a gestire separatamente. Andiamo a renderizzare, vediamo che cosa succede se renderizziamo. Logicamente abbiamo, ecco qui, le particles che mantengono l'ordine di mappatura e altre che invece, in questo caso, non abbiamo assegnato nessun materiale. Quindi apriamo il material. E andiamo a segnare static material. Riassegniamo il materiale alla nostra geometria, quello con la mappa di opacità. In questo caso adesso avremo l'effetto desiderato, cioè avremo deflettori che vanno a generare delle particles, mettiamo che object proprio sia renderizzabile, ok, delle particles, queste particles vengono distrutte e generano altre particle che creano una leggera scia e l'oggetto sparisce all'interno. Avremo quindi una parte che sparisce dato dalla mappa di gradient ramp in opacità che va a cancellarla, una parte invece che viene dispersa mantenendo le UV, quindi se magari andiamo a scegliere un frame un pochino prima che qua, dove magari abbiamo questo pezzo qui, noteremo che avremo le coordinate dei pixel saranno sempre presenti, mentre al fondo poi dopo sparisce totalmente, va a disintegrare, quindi crea anche questi altri elementi che invece vanno a disperdersi. In questo modo avremo sia la possibilità di renderizzare le particles, sia renderizzare con delle coordinate di mappatura, sia anche l'oggetto stesso. Magari possiamo aggiungere un random walker al nostro effetto di dispersione sia qui e sia lasciamolo pure tranquillamente così com'è di default e sia volendo lo potremmo anche inserire anche nelle particles come instance, ok, in fase di disintegrazione. Vediamo se forse è un po' troppo. No, non ci piace. Preferiamo soltanto che è troppo elevato come parametro. Cancelliamo questo qui. Teniamolo soltanto all'interno dell'ultimo event.